a voltare la testa dall'altra parte, oppure continua a voltare la testa verso il profitto, verso gli interessi speculativi? Ma diciamo la seconda ipotesi. Noi vediamo poca rispondenza da parte della classe politica rispetto a queste tematiche sociali, economiche, strutturali, ambientali e di salute. E noi abbiamo proprio tutta una serie di difficoltà incredibili, perché diciamo non c'è questa sensibilità nell'andare incontro ai bisogni e alla domanda. Purtroppo, per esempio, tutti i progetti dell'agricoltura europei non vengono nemmeno sviluppati e i soldi vengono restituiti di nuovo alle autorità monetarie europee. E quindi non c'è in verità una grande rispondenza fra quelli che sono le problematiche, fra quelli che sono i portatori di interessi degli agricoltori e le autorità invece politiche, che sono su un altro binario completamente diverso. Bene. She was heading for disaster back in 1993. He was looking for a fight, but there was no one there to see. He held up his hands and he gave himself a shot. Felt so damn good that the hole marked the spot. Face down in the gutters where we'll be in the end. The road he walks down, he'll crawl down again. And everything he is, he owes a heroine. Said, I'll do anything, anything for you, Joe. So she buckled up her seatbelt and jumped into the hole. Face down in the gutters where she'll be in the end. The road she walks down, she'll crawl down again. And everything she is, she owes the heroine. Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui da Radio Rete Ticole per proseguire nella replica degli interventi che prima abbiamo ascoltato in diretta tra le 18 e le 18:30, una diretta appunto con alcune interviste a Gianni Fabris, Franco Rappo, sindaco di Acate, Alfio Furnari e poi altri personaggi come Tano
Malannino, che è il presidente di Altra Agricoltura. Adesso ascoltiamo invece l'intervento di Giovanni Aiuto, che è il coordinatore, se non vado errato, sì, responsabile coordinatore regionale di Liberi Agricoltori della Sicilia ed è nella presidenza di Liberi Agricoltori. Ascoltiamo il suo intervento. Pronto, buonasera. Buonasera, Giovanni Aiuto, che è responsabile regionale di Liberi Agricoltori della Sicilia. Sì. Allora, un momento importante per una Sicilia martoriata dalla crisi, ma martoriata anche dai monopoli. Prima abbiamo parlato con Furnari dell'AIAB e ci ha spiegato qual è la situazione e soprattutto l'insensibilità della politica. Allora, però mi sembra di capire, e ahimè lo capisco dal suicidio che c'è stato pochi giorni fa, tra i giovani agricoltori mi sembra di capire che sta nascendo una coscienza nuova. Sì, io credo di sì che sia nascendo questa coscienza nuova, frutto anche delle battaglie che qui, soprattutto con Fabio, si sono fatte in questa parte del territorio e poi in tutta Italia. E vi dicendo, questa nostra unità di azioni tende proprio a svegliare, a creare, a suscitare la ribellione da parte delle nostre dei nostri agricoltori e dei nostri cittadini del Mezzogiorno, del Sud, si potrebbe dire del Sud del mondo, ma intanto dico parliamo del nostro Sud e via dicendo. Stasera facciamo questa prima azione che va verso la costituente, ecco, di una grande forza che rompa, che finalmente, come dire, sparigli quella che ormai, dico, questa tendenza della Coldiretti in generale e dicendo che è quello di consegnare non gli agricoltori alla società italiana, ma di consegnare degli schiavi alla distribuzione, alla trasformazione. Ecco, questo non è più tollerabile perché noi abbiamo bisogno di contadini che hanno la terra o che la lavorano e dicendo che producano beni alimentari a disposizione di tutti i cittadini, quindi una sovranità alimentare che bisogna ripristinare e che non c'è più da tanto tempo. Oltretutto qui abbiamo tutte le condizioni, come dire, organiche perché questa condizione della sovranità alimentare si realizzi senza nessuna difficoltà. Esatto. Quindi qui aiutiamo intanto con Gianni, lavoriamo, Gianni Fabis, per realizzare questa che è stata il suo sogno, la sua battaglia e che vede noi oggi, come dire, affiancarci in questa posizione. Ok? Buon davvero tanti auguri, a risentirci a presto. Grazie. Grazie a voi. Not belong and do not.
album, this ghost is broken. Falling open, this ghost is broken. Number like the chemical glow, the pilgrim red. Don't you call it murder? They're already dead. How did it go? What were the last words they said? Something. Bene, allora siamo all'ultimo intervento, quello di Gianni Fabris, che ha chiuso la serie degli altri interventi. Ricordiamo Tano Malannino, Alfio Furnari, Franco Rappo e appunto Giovanni Aiuto. Si sono alternati ai microfoni di Radio Rete Edicole tra le 18 e le 18:30 nella diretta che abbiamo costruito da Acate, Castello dei Principi di Biscari, dove proprio in questi momenti, in questi minuti, è in corso l'assemblea di proposta e organizzazione promossa da Liberi Agricoltori e Altra Agricoltura. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che nei prossimi giorni, poi grazie alla registrazione che stanno effettuando dell'assemblea, daremo conto appunto con una traccia audio anche dell'assemblea che non è stato possibile appunto raggiungere con i mezzi audio per poterla mandare in diretta. Bene, allora l'ultimo intervento, quello di Gianni Fabris ai microfoni di Radio Rete. Allora, non so se è arrivato Giovanni Aiuto, così facciamo poker. Ecco, no, ma insomma, Gianni, devo dire, insomma, belle testimonianze che hanno veramente spiegato in poche parole la situazione in cui versa la